CR7! Non ci posso credere, baby faccia, ma sei diventato Cristiano Ronaldo, il vero Cristiano Ronaldo! Su! Ok tesoro, ti mando un bacino. Ciao, ciao cucciola. Ragazzi, salve, stavo mangiando le patatine del McDonald's. Sono proprio buonissime. Sono marce, oh cavolo, via. Comunque ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video nel mondo di Bella Faccia e di suo figlio Baby Faccia. Finalmente siamo ritornati nel nostro adorato mondo. Tu, mi raccomando, ricordati di iscriverti al canale entro 2 secondi. E guarda che ti ho visto, iscriviti subito ed ovviamente lascia un bel mi piace. Altrimenti chi non lascia like riceve queste patatine avariate del McDonald's. E beh, non ti consiglio di mangiarle, quindi mi raccomando, lascia like. Adesso Baby Faccia doveva andare a giocare con i suoi amichetti, anzi in realtà con Bel Conigliino, che veramente non ne posso più, quindi andiamolo a prendere. Guardatelo, guardatelo ragazzi, è lì Bel Conigliino. Comunque è veramente strano. Allora Bel Conigliino, dov'è Baby Faccia? Vabbè, sicuramente sarà andato al pronto soccorso. Quello lì sta sempre male. A fare la cacca c'è? No. A fare la cacca, la diarrea, no. Ok, salve, salve, dottoressa. E qui Baby Faccia, che magari stava giocando con Bel Conigliino, però si è infortunato. Salve. No, purtroppo non è qui nessun Baby Faccia. Ma come purtroppo? Che vuole dire? Che voleva che ricoveravano al mio grandissimo amico Baby Faccia, dottoressa? No, no, non si preoccupi, non volevo dire questo. Forse. Come? Vabbè, vabbè, basta, io me ne vado. Allora, Bel Conigliino, dove diamine è Baby Faccia? Avete giocato? È da 2 ore qui, adesso mi puoi dire... Oh, mamma mia, dove si trova? Jesus, a buccia! Sì, domani alle 13:30, Bel Conigliino. Ragazzi, se qualcuno di voi ha capito cosa diamine ha detto, me lo scriva qui sotto nei commenti, che a chi indovina gli lascio il cuoricino, ok? Bene, no, Baby Faccia, presente il pollo stupido? Cioè, stupido, stupidissimo. Dov'è? Azzurri de casa Ronaldo. Ronaldo, vabbè, hai capito male, Ronaldo. Ok, a chi possiamo chiedere? Ah, vabbè, sicuramente alla polizia. Quello lì finisce sempre in questura, quindi... Vabbè, è scontato. Buongiorno, questa è una... È una raccolta differenziata dei rifiuti. Avete immondizia da buttare? Queste ciambelle ve le butto io? Ma ci picchia, come gentile. No, non si preoccupi, ci pensiamo noi. Ok, agente. Comunque, le volevo dire se ha visto Baby Faccia. Sa quel pollo, quello che praticamente ruba, cioè, ruba i cuori alle ragazze perché è bellissimo. L'ha visto? Cosa? Baby Faccia? Ma intende il nuovo Ronaldo del 2023? Beh, lui ormai è famosissimo, ha cambiato città. Agente, ma per caso ha bevuto qualche... Cioè, per caso ha bevuto l'acqua? Perché la vedo molto idratato dai baffi. Capisco che è molto idratato. Non capisco, cosa ha detto, agente? Lo sanno tutti, Baby Faccia è il nuovo Cristiano Ronaldo. È famosissimo, è su tutti i giornali, su tutti i telegiornali, sulle riviste di sport. Ormai è famosissimo a calcio. Famosissimo a calcio? No, no, credo di non star capendo. Vabbè, a chi possiamo chiedere? Ah, sicuramente a quello del bar. Salve, ha visto Baby Faccia? Non lo trovo più, lo devo andare a denunciare alla polizia, spero di no. Io conosco Baby Faccia, sono un suo fan. Lui è un calciatore famosissimo, gioca nel Real Madrid. Da quanto in qua è diventato famoso e soprattutto dove è finito? Lui è il nuovo Cristiano Ronaldo ed è a Madrid, ha cambiato città. Cosa? Ragazzi, Baby Faccia ha cambiato città ed è andato a Madrid, è diventato il nuovo Cristiano Ronaldo. Non è possibile. Sapete che vi dico? Madrid, arrivo! E Baby Faccia, questa volta telesuono di santa ragione, arrivo Madrid! Scusi, non è che ha 20 euro da prestare per un biglietto dell'autobus? Grazie mille. Ti prendo col fidiscopa! No, 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 vabbè, vado a piedi, arrivo Madrid! Dai, Asinello, dai, ti prego! L'ultimo sforzo. Ma mi ha giocato. Grazie mille, Jim. Gentilissimo. Beh, almeno
Non ho pagato il biglietto dell'autobus, non avevo soldi, amico mio. Ragazzi, siamo arrivati a Madrid, ma questa città io la conosco. E qui c'è il campo di calcio, ma è la città dove l'ultima volta ho fatto lo scherzo a Baby Faccia fingendomi Kendall. No, non ci posso credere, ma Baby Faccia, oppure dovrei dire Cristiano Ronaldo, dove sei? Mi raccomando, tu lascia un bel mi piace a questo video se conosci Ronaldo e scrivimelo nei commenti. Scrivimi sì, Joe, conosco Cristiano Ronaldo, oppure no, Joe, non conosco Cristiano Ronaldo, anche se secondo me Cristiano Ronaldo lo conoscete tutti, ma dettagli. Un momento, ho visto qualcuno sotto quegli cosa? Ragazzi, ragazzi, c'è qualcuno! È Cristiano Ronaldo, non ci credo! Ronaldo, Ronaldo, ciao Ronaldo, sono un tuo fan! Su, Cristiano Ronaldo, miglior giocatore del mondo! Cosa? Sei Joe, l'amico di mio papà? Accipicchio, vuoi fare un selfie con me? Sì, Baby Faccia! Non ho capito, sei Cristiano Ronaldo tu! Su, sono il Cristiano Ronaldo! O meglio giocatore del mondo portoghese brasileiro! Ma sei Baby Faccia! Baby Faccia! Ciao Baby Faccia! Vuoi fare una foto con me? Guarda che tra poco arriva il mio maggiordomo! In che senso? Una foto con te? Ma tu non sei... Cioè, tu eri un pollo, cioè eri brutto, eri stupido... Cioè, nel senso... No, non fraintendermi! Il numero 7, fatti vedere... Cosa? CR7! Non ci posso credere, Baby Faccia, ma sei diventato Cristiano Ronaldo, il vero Cristiano Ronaldo! Golazo! Su! Hai fatto pure la vera esultanza di Ronaldo! Ma com'è successo che ti sei trasformato... Fermo? Ma com'è successo che ti sei trasformato in Cristiano Ronaldo? Non ci posso credere, cioè... Sei uguale, guarda i capelli, gli occhi, la faccia e la divisa del Portogallo! Non ci posso credere, sei tu! Sei tu! Com'è successo? Stavo giocando a calcio con bel conigliino ed è arrivato nel nostro mondo il procuratore del Real Madrid. Mi ha visto giocare, mi ha visto fare un dribbling, una veronica, un doppio passo, uno slalom, poi ho segnato e mi ha detto: tu sei il nuovo Cristiano Ronaldo. E appena ha detto questo mi sono guardato e sono diventato proprio Cristiano Ronaldo, Joe. Oh mamma mia, cioè è veramente una cosa assurda quella che mi hai detto. Baby Ronaldo, Baby Ronaldo Faccia, Baby Cristiano, vabbè, come cavolo vuoi che ti chiamo, ma quindi tu adesso, cioè, com'è la tua vita? Oh beh, adesso ho solamente 4.000 miliardi di patrimonio, ho un jet privato, uno yacht, ho la fila di persone che fanno la foto con me, entro gratis negli hotel, negli alberghi, nei ristoranti, ho un manager privato. Cosa? Hai un manager privato? Io ho sempre desiderato avere un manager. Anch'io voglio un manager. Ma tu non sei nessuno, non puoi avere un manager. Ehi, ho capito, guarda che se continui ti picchio con questa spada, Stai alla larga o chiamo i miei 5 bodyguard. I tuoi 5 bodyguard? Adesso hai pure le guardie del corpo? E certo, le guardie del corpo che mi proteggono e ho anche dei cecchini. E se ti avvicini troppo, sparano! Ah, io bevo la pizza margherita, io bevo la pizza margherita. E vedi questa barca lì in fondo, questo super yacht? Che bella nave da crociera, assolutamente sì. Io ho sempre desiderato andare in nave da crociera, Baby Ronaldo Faccia, Baby Cristiano Ronaldo Faccia. Nave da crociera? Sciocco, quello lì è il mio yacht privato da 35 milioni di dollari americani. Cosa? 35 milioni di dollari americani? A me bastano 35 dollari, solo 35 dollari. Vabbè, ma a questo punto quindi cosa dobbiamo fare? Cioè io sono venuto fin qui con un asinello, ma cosa facciamo? Adesso mi sfiderai uno versus uno a calcio. Se vinco ti do tutti i miei soldi. Cosa? 1v1 contro Cristiano Ronaldo? Ci sto, andiamo. Però... Accipicchio, sono stanco, Accipicchio, sto arrivando, lo so, abbia ossigeno. Io sono Cristiano Ronaldo, hablo, falo portoghese brasileiro.
Senti, baby faccia, so che sei tu, per favore, parla italiano. Ok, però io ormai ho anche imparato il portoghese con la mia insegnante privata. Vabbè, insegnante privata, senti, andiamo a giocare a calcio. Mamma mia, questo campo è bellissimo, Ma che ci fa un asino? Ah, amici, invasione di campo, arbitro, c'è un asino in un campo di calcio. No, vai via. Se vinco io la partita e segno 3 gol, tu diventerai mio maggiordomo per tutta la vita. E anche mio papà. Mentre se vinci tu, diventerò io il tuo maggiordomo. Va bene, ci sto. Baby faccia, a te piacciono gli asini che volano? Certo, li amo. E allora guarda lì in alto, un asino che vola. Dove, dove, dove? Fammi vedere. È lì, lì, continua a guardare. Sì, ragazzi, andiamo a segnare. Dov'è la palla? Vai, sì, 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 c'è cascato. Ma certo che per scascarci, ragazzi, non so più neanche cosa sto dicendo. Non riesco a malapena a parlare. Ti prego, palla, vai in porta. Ti prego, ho capito che non sono un bravo calciatore, ma ce la posso fare, vai. Sì, let's go, golazzo, golazzo. E allora, guarda, ti faccio io l'esultanza. 1, 2, su. Aia la caviglia, aia la caviglia. Ok, vai, ragazzi, ce la dobbiamo fare. Baby faccia, guarda lì, c'è il tuo yacht privato che lo stanno portando via. Ci penso io, ehi, tornate qui, yum e bella pizza. Sì, sì, vai, baby faccia, vai. Ragazzi, ragazzi, sto segnando il 3° gol. Sì, sì, 3-1. Non ci credo. Ragazzi, ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. Lasciatemi piace, scrivetemi nei commenti, grande Joe. Allora, ma non mi volevano portare via lo yacht, cosa hai detto? Stiamo 3-1. Sono arrivato prima io a 3 e ho vinto. Guarda il cartellone lì in alto. Quindi adesso dovrei diventare il mio piccolo maggiordomo. Iniziamo. Il tuo yacht adesso diventa mio. I tuoi bodyguard diventano i miei. Il tuo jet privato diventa mio. E poi quest'asino diventa mio. E tutti i tuoi soldi diventano miei.